A tutti buonasera, eccole le immagini da satellite, pronte a spiegarci il tempo. Le correnti fredde dall'Atlantico hanno esaurito il loro compito, quantomeno la prima fase dell'attacco è terminata, formata la depressione sul Marocco, sull'Africa nord-occidentale, insorgono poi i venti che precedono la perturbazione, sono tutti venti da sud, si tratta di correnti umide che arrivano a toccare anche la nostra penisola, l'Italia e il Mediterraneo centrale. Qui si vedono proprio gli avamposti delle nubi, c'è stata per oggi poca pioggia, ben poca pioggia sulle regioni italiane più occidentali. Ancora la nebbia invece da segnalare sulla pianura veneta. Andiamo con le temperature, i valori della notte ci mostrano una restituzione, quello che avevano preso ieri Alghero ed Olbia, oggi restituiscono con una diminuzione tra i 5 e 6 gradi, diminuzione della stessa portata anche a Grosseto, le altre variazioni colorate intorno ai 3-4 gradi. Tra i valori solari notiamo un aumento su località del nord, Torino, Milano, Tarvisio e Bolzano, e poi qualche variazione intorno ai 3-4 gradi o valori di ieri, simili a quelli di ieri. La carta del tempo centrata per domani mattina mette in evidenza l'alta pressione in fase di tramonto. In queste ore la pressione è ancora stabile, ma domani comincia a diminuire. Il tramonto dell'alta pressione, di alta pressione che come quale stato di blocco, significa in sostanza l'avvicinamento delle correnti umide e l'avvicinamento della perturbazione. Come il blocco aveva tenuto lontano per lungo tempo le piogge, così una volta migrato verso altre longitudini, ora manterrà persistenti le piogge. I giorni diciamo più significativi in questa nuova fase del tempo saranno tra martedì e mercoledì, quando saranno più copiose le precipitazioni. Ecco il tratto, il segno della perturbazione, ancora il fronte caldo sull'Italia, sembra ancora lontana perché ci mette molto ad avvicinarci, ma quello che conta è il senso delle correnti, il senso di circolazione delle correnti. Le previsioni, eccole, anzi prima diamo un'occhiatina a quello che sarà l'obiettivo finale, la giornata di mercoledì, correnti da sud-ovest sull'Italia, sull'Italia centrale e su quella meridionale, il minimo in quota è ancora sulla Sardegna. Allora, le previsioni sono queste, sulle regioni settentrionali, specie quelle nord-occidentali, sulle centrali tirreniche, sulla Sardegna, da nuvoloso a molto nuvoloso, con delle precipitazioni sparse, più probabili al nord, nord-occidentali, sull'alta Toscana e sull'isola. Qualche ancora della nebbia in pianura padana, sulle altre regioni nuvolosità in aumento. I mari, vediamoli, saranno mossi con moto ondoso in aumento il bacino occidentale, poco mossi con moto ondoso in aumento quelli orientali. I venti tutti da sud e sui settori più occidentali rinforzano. La temperatura nei valori minimi aumenta. Grazie, a domani.